Aumenta purtroppo il numero delle donne vittime di violenza, abusi e maltrattamenti. In un anno e mezzo si sono rivolte allo sportello antiviolenza presso il SISAF di Salerno, gestito dall'Associazione Indiani d'Occidente, ben 345 donne con un'età media di 45 anni, appartenenti per lo più ad un ceto medio-alto, un numero elevato che evidenzia la drammaticità del fenomeno. È importante che cresca proprio la consapevolezza di quello che sta accadendo nella nostra città e nella nostra provincia. La nostra città è una città meravigliosa, straordinaria, dove le donne possono passeggiare, fare di tutto, andare a cena, andare a cinema, stare fino alle 3 di notte perché abbiamo una movida meravigliosa. Ma la violenza non è nelle strade, la violenza è nelle famiglie e non è un problema di sottocultura o mediacultura, sono presenti tutti i ceti, dal medio al medio alto. E non dico altro, invito invece la comunità a venirci a trovare. Ad attivarsi a difesa dei diritti delle donne vittime di violenza anche il Rotary Club Salerno con il progetto Libellula, che prevede una campagna di informazione, sensibilizzazione e prevenzione contro il femminicidio ed ogni altra forma di violenza contro le donne. Prevista è una serie di iniziative, la prima Vinarte, in programma dal 21 al 24 novembre prossimi all'interno dell'archivio dell'architettura contemporanea in via Portelina, dove saranno raccolti i fondi per sostenere l'associazione Indiani d'Occidente. Il progetto è appunto denominato progetto Libellula, appunto dal significato di questo animale che vive nella palude, in zone appunto di stagno, come larva, per poi emergere e appunto prendere il volo. Indichiamo quindi con questo simbolo della libellula quella che è il percorso personale e spirituale della donna, donna che deve denunciare, donna che deve essere vicina e affiancata appunto da personalità, quale appunto psicologo, assistenti sociali, volontari, ma anche da un punto di vista legale.